inutile abbandonarsi a lunghi discorsi e descrizioni quando si parla di Ritorno al futuro. La trilogia, iniziata nel 1985 e conclusasi nel 1990, ha una fama che la precede, considerando che è un vero e proprio cult degli anni 80 che ancora oggi vanta ammiratori in ogni dove. Anche i suoi protagonisti infatti non hanno bisogno di presentazioni, come dimenticarsi in effetti di Michael J. Fox e Christopher Lloyd? Se però avete perso le loro tracce, vi diciamo noi che fine hanno fatto e dove potete seguirli dopo, 30 anni dopo l'uscita della prima pellicola. È quasi inutile citare Michael J. Fox, è celebre la sua battaglia contro il morbo di Parkinson e la dedizione e l'impegno che sta mettendo in questa causa dal momento in cui gli è stata diagnosticata la malattia. Nel 2013-2014 l'attore è tornato sul piccolo schermo con la serie The Michael J. Fox Show, in cui interpreta una versione televisiva di se stesso, cancellata però dopo una sola stagione per gli ascolti troppo bassi. Attivissimo anche Christopher Lloyd, che a 77 anni continua ad essere produttivo sia sul grande che sul piccolo schermo. Recentemente ha preso parte a Sin City, Una donna per cui uccidere, ed è apparso in diverse serie TV. Lea Thompson, che interpretava nella trilogia la madre di Marty, è attualmente impegnata nella 19ª stagione di Dancing with the Stars, mentre Thomas Wilson è rimasto un po' nell'ombra e attualmente lavora principalmente per le radio. Infine Claudia Wells, che nella prima pellicola interpretava Jennifer Parker, abbandonò il ruolo per dedicarsi alla madre malata di cancro. Dopo essere sparita dalle scene per tantissimo tempo, l'attrice è tornata attiva nel 2011, accettando per lo più ruoli in film indipendenti.